Eh, segretario, prego Sergio Silvestrini a cui tributiamo un applauso. Grazie per la sua presenza e per quello che ci dirà. Prego. Grazie a voi, grazie Presidente, grazie Direttore per l'invito eh, che ho accolto come, con grande piacere. Io sono davvero conterraneo, mia moglie è di Mogliano, io sono di Sassoferrato. Ma... Insomma qui, queste zone le conosco perché spesso e volentieri cammino in queste zone e mi godo questo meraviglioso panorama che davvero è ristorante eh, per, per tanti versi, per tanti versi. Insomma, comunque grazie davvero per l'invito, per la qualità dell'iniziativa, eh, per l'idea che la CNA dà ogni volta di, di robustezza, di qualità, di, 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 di passione, di intelligenza, di, di voglia di costruire per il... Le imprese che rappresentiamo è per, è per il Paese nel suo insieme, è, è un passo questo complesso da fare, no? ma è, credo che sia stata la strada maestra che ha caratterizzato l'azione associativa ma più in generale politica se non fosse una parolaccia oggi politica della CNA. Cioè noi lavoriamo per dare una mano al Paese, noi siamo un valore aggiunto. Eh, l'assemblea elettive ogni quattro anni sono un momento importante, significativo ma non esclusivo. Questa maledetta pandemia non ci ha impedito di avere come CNA un rapporto costante, quotidiano eh, di solidarietà, di aiuto alle imprese, di vicinanza alle imprese, eh, che è stata un, una sorta di riscoperta, una sorta di magia, voglio dire, no? eh, eh, che, anche, che ha stupito anche noi stessi. Noi abbiamo visto una grande squadra. Noi abbiamo 11.000 collaboratori, in tutto il sistema nazionale un'enormità che tutti insieme all'unisono hanno preso a cuore l'idea di aiutare le nostre imprese. In ogni modo, dal livello nazionale, voglio raccontare: a livello nazionale, la task force che abbiamo costituito sul, sulla pandemia ha dato risposta a 3.500 quesiti, vuol dire che si lavorava 7 giorni H24. Eh, però lo si faceva in tutta Italia, eh, con passione, con intelligenza, con capacità, e in fondo abbiamo riscoperto l'idea di cosa davvero vuol dire fare rappresentanza. Altro che dimentichiamo la rappresentanza, altro che marginalizziamo la rappresentanza, i corpi sociali, altro che l'idea del principe che parla direttamente con l'impresa e con i cittadini. Ecco, la pandemia, fra le tante cose negative. C'è anche qualche cosa positiva. Insomma, ha rimesso al centro dell'attenzione del Paese il ruolo della rappresentanza. E, e io so che um, i politici intelligenti, una classe politica intelligente, e l'abbiamo in questo Paese, eh, ha riscoperto questo valore. Perché ne abbiamo dato prova. E per noi è un motivo anche di orgoglio, se volete. E per me anche personalmente un motivo d'orgoglio per chi fa il mio mestiere, insomma. Che che dà tante soddisfazioni, ma che è anche un po' faticoso, perché lo no, no, stress sono di varia natura, no? di emotivi, di, di fatica fisica, però quando poi si ha l'idea di stare in un sistema, in una grande squadra, dove ognuno sa quello che deve fare e lo fa al meglio, ma insomma, ecco, allora si sì, dice, ma insomma, forse un senso, ha un senso fare quello che stiamo facendo, cioè dare il massimo di, di noi stessi. E' questo di cui ha bisogno la CNA. E questo di quando hanno bisogno le imprese, le micro e piccole imprese in modo particolare, ma io credo che questo sia quello che ha bisogno il Paese. Noi abbiamo voluto titolare queste nostre assemblee e ripartire, ma, in, punto, ma insieme. Ecco, l'insieme è una parola abusata a volte, purtroppo dico poco usata in concreto, cioè questo nostro paese deve ri riabituarsi per tanti versi o forse riscoprire per tanti altri l'idea dello stare insieme, del fare squadra, di essere una grande comunità e di dare un senso a quello che ogni giorno questo paese fa. E l'idea di fondo, la visione che dobbiamo avere, che ci deve muovere insieme, eh, è quella di portare questo paese a essere di nuovo una grande potenza industriale nel mondo occidentale. Lo siamo ancora, siamo ancora la seconda manifattura d'Europa appena dietro i tedeschi, che sanno che siamo i secondi, per cui non è che eh, si trattano sempre meravigliosamente bene, lo sanno. Però bisogna ridare a questo Paese la voglia di avere una grande ambizione, un grande obiettivo. Non sempre ce l'abbiamo, questa è la mia impressione, la nostra impressione. Noi per quel che possiamo fare contribuiamo invece perché a questa visione non possiamo dare sostanza. Occorre una politica industriale del Paese. Le risorse a disposizione, io ho sempre parlato di nuovo piano Marcia, ma in tempi non sospetti, il piano Marcia aveva un 30% delle risorse a disposizione che abbiamo oggi. Eh? Quindi un'enormità di risorse, perché insieme al PNR, c'è cioè, tutta la questione dei fondi strutturali, insieme sono oltre 300 miliardi nei prossimi anni, pochi anni. Allora, le risorse sono importanti, ma è altrettanto importante saperle spendere, qualificare. Non siamo solo di fronte a una politica keynesiana, facciamo fare la buca all'operaio, la riempiamo, l'abbiamo fatto. No, adesso c'è bisogno di fare anche di qualità, di qualità, innovazione, modernità. Il nostro Paese soffre di crisi di crescita, perché in abbiamo ritardi nella tecnologia, abbiamo ritardi nella modernità delle relazioni, a avvol volte nei modelli di business, ma abbiamo una risorsa straordinaria, che è l'intelligenza collettiva di questo nostro Paese, che è un'intelligenza collettiva che trova nell'artigianato, nelle piccole imprese il suo fondamento. E il suo fondamento è che io, questi giorni abbiamo fatto una polemica, voglio dirlo ancora una volta, perché sono, è bene che con il governatore della Banca d'Italia Visco che dice nella sua relazione eh, di qualche giorno fa che le piccole imprese sono un problema per il Paese. Ma come si fa a dire una cosa di questo tipo? Ma questo è lo sberleffo, cioè è, è non capire come va il Paese. Noi possiamo uscire vincenti da questa sfida enorme che abbiamo di fronte solamente se valorizziamo il sistema delle piccole imprese, che orgogliosamente fanno i loro mestieri che danno una mano al Paese, che hanno retto alla crisi anche dell'ultimo dell anno e mezzo, di questa tremenda traversata nel deserto che è la pandemia, che ancora continua, speriamo comunque complimenti Assessore, perché le marche so, io leggo attentamente, so che abbiamo nelle marche buone performance, io per fortuna vivo, vivo nel Lazio a Roma, che straordinariamente su questo tema pare che tenga, tenga il ritmo, insomma abbiamo lì anche un Assessore importante, e poi in Italia abbiamo tanti problemi, ma abbiamo altrettante soluzioni. È questo che bisogna capire, cioè noi abbiamo tanti difetti, tanti problemi, eh, però se, ah, se sapessimo solo usare le nostre potenzialità, le nostre qualità, insomma, avremmo pochi avversari nel mondo. È così, perché il nostro saper fare, la nostra, la, la, la nostra intelligenza, il senso dell'estetica, la meraviglia, l'equilibrio delle forme, eh, l'intelligenza sociale, le opere d'arti, ma anche l'innovazione che sappiamo fare. Noi siamo un paese straordinariamente attivo nelle biotecnologie che è importante siamo un paese straordinariamente attivo in settori modernissimi per cui non è solo il passato no? vediamo l'arte come bellezza così estetica no? il bello in Italia deve ridiventare quello che è sempre stato un fattore produttivo, produttivo. noi vinciamo la sfida con i cinesi dico i cinesi perché è il nostro più grande competitore ne abbiamo tantissimi altri solamente su un piano della qualità la qualità la vinciamo se diventa una qualità standardizzata, se riusciamo a produrre, cambiare modelli di business, se riusciamo a utilizzare meglio le tecnologie digitali, se riusciamo a vendere in modo diverso, se insieme ci mettiamo anche piccole imprese. Noi dobbiamo diventare un potente alimentatore della catena del valore del prodotto finale Italia. Italia. Riusciamo a fare questo? Sì, riusciamo a fare questo. Io sono convinto, riusciamo, è una sfida. Io penso che abbiamo tutte le potenzialità per riuscire in questa, in questa direzione. C'è bisogno che una classe dirigente del paese ad ogni livello riconosca questo nostro peso, questo nostro valore. Il PNR è un buon prodotto a cui abbiamo partecipato, ma, per esempio, non si fa mai una citazione dell'artigianato. Spero che sia una dimenticanza, oggi sono molto buono, generoso, ma temo che non sia così. cioè Temo che alla fine. Eh, in alcune occasioni sento davvero una vicinanza, in altre occasioni sento la cerimonia, no? sento il fatto che ci dicono che siamo bravi, che l'artigianato è un peso, un valore insostituibile per il bene dell'universo, ma poi quando si tratta di fare le cose, insomma, c'è qualche distanza fra il dire e il fare. Ecco. Sono anni che avvertiamo questa distanza, che si va colmando, e eh? io sono anche qui un ottimista inguaribile, dipenderà anche da quello, colleghi, che sapremo fare noi. Eh? La rappresentanza oggi è diversa, nel 2021 si fa rappresentanza solamente se si ha la forza, l'intelligenza, l'argomentazione per dare soluzioni, suscitare eh, altre ipotesi, non solamente la mera rivendicazione, a volte si fa la rivendicazione, ma quello che sarà vincente, e noi abbiamo cercato di mettere in pratica tutto quello che sto dicendo, è la proposta. Sulla proposta diventiamo interlocutori, Io ho sentito. Anche l'assessore, i due assessori presenti, che mi hanno dato, vi hanno dato eh, come dire, il senso del, di merito di questa cosa. Quindi, mh, io vedo che cioè noi CNA potremmo fare. Una... Salvio, ho finito il tempo? Eh, no, mi ha dato, dato dieci minuti, adesso... non so se. Io in genere parlo un po' di più di dieci minuti, però. Cerco, cerco di. Allora il messaggio che voglio darvi, che voglio dare al Paese, a chi fa politica in questo Paese, che governa questo Paese, alla classe dirigente di in questo Paese, ma anche a noi stessi, stiamo insieme. Noi abbiamo nelle marche due esempi straordinari di casi di successo, che sono unico, il Presidente, il Direttore, che saluto caramente, mio carissimo amico, il Presidente del, della Camera di Commercio, che ha messo insieme cinque Camere di Commercio, un capolavoro. no? Pensate che noi siamo le marche, mica siamo la marca, eh, cioè, abbiamo cinque province, eh, siamo tutti ognuno identitari, ognuno porta la sua cultura, la sua storia, il suo valore, bene prezioso, sì, sì, ma dobbiamo anche avere l'intelligenza, la capacità di mettere insieme risorse, possibilità. Io guardate, non sono così banale, eh? io penso che a volte, l'ho già detto a Ascoli, saluto la neopresidente che, che si è insediata qualche giorno fa, Arianna. Insomma, non sempre uno più uno fa due, eh? cioè, io penso che dobbiamo trovare soluzioni in cui uno, uno più uno fa tre. Ma dobbiamo tendere in questa direzione perché se noi ci inseriamo nel nostro piccolo mondo, per quanto a noi sembra, sembrasse grande, questo è sempre piccolo: il mondo va verso economia di scala, il mondo va verso filiere più evolute, il mondo va verso valori aggiunti che da soli non ce la faremo a fare. E allora c'è bisogno di, di, di open mind, ragioniamo diversamente. Abbiamo fatto uno straordinario ventesimo secolo, do dobbiamo fare un ventunesimo secolo e ricollocare anche il sistema dell'artigianato delle piccole imprese in questa prospettiva di grande innovazione. e Sta a noi, anche associazione di rappresentanza, dare consiglio: un nuovo consiglio, vicinanza, stare insieme alle nostre imprese quando sono in difficoltà e godere dei successi delle imprese quando le imprese vincono. Ma dobbiamo essere vicino alle nostre imprese, uscire dai nostri uffici, uscire dai nostri uffici. Eh, a volte dobbiamo incontrare le nostre imprese anche se non abbiamo una cosa particolare da dire. Ma te, come va? Come ti senti oggi? Va bene, hai problemi, possiamo aiutarti? In quale modo possiamo aiutarti? Noi sai che siamo qui. Questa società italiana ha bisogno di questa solidità, di questa comunità, di questo senso di appartenenza eh? e ha bisogno altresì anche di riscoprire il senso della qualità, della selettività, il senso di scoprire i migliori, delle cose ben fatte. E chi va avanti deve essere il migliore, non quello che ha più opportunità magari di alta natura. Noi dobbiamo riscoprire questo senso, anche se volete un senso civico, di stare insieme perché siamo dei cittadini italiani, eh? con l'orgoglio di essere cittadini italiani, con il rispetto che dobbiamo a tutti, a tutti gli altri con cui parliamo, ma noi siamo cittadini italiani. E quindi non che siamo sempre piagnoni, che siamo sempre un po'... Arrabbiati, sempre un po' litigiosi, sempre un po' individualisti, anarcoiosi, sì, va bene, siamo intelligenti, lo sappiamo, però poi a volte bisogna stare insieme. Io dico sempre che i tedeschi uno a uno li freghiamo tutti, tutti. Però però aggiungo, insieme i tedeschi ci battono. Eh. Allora noi dobbiamo mettere insieme, non è facile, mi rendo conto, l'intelligenza, la creatività, la velocità, l'adattività del popolo italiano, di ognuno di noi, con un sistema un po' più strutturato. Se riuscissimo a mettere insieme un po' più di queste due cose, noi saremmo straordinari. Eppure possiamo farcela, possiamo farcela. C'è bisogno però di superare questo malumore complessivo del Paese che c'è, è inutile che ce, lo, che ce lo nascondiamo, e invece va sollecitato un senso di appartenenza positivo. Io finisco su questo anche dicendo cose non, credo, non ordinarie. Io so per riscoprire la politica, la grande politica, perché nel mondo oggi chi governa i grandi processi globali non è più la politica che si è rinserrata in piccole marginalità locali. Ma le grandi scelte globali sono in mano a gruppi che non vengono coordinati, comandati, diretti, calmierati dalla politica. Le grandi scelte sono fatte da gruppi multinazionali, grandi globali, E la politica dov'è? Avevamo una volta l'ONU, non c'è più nemmeno l'ONU, visto l'altro ultimo per dire, cioè, non c'è più un organismo internazionale che in qualche modo controlla, eh, dirige, organizza, porta sintesi. Noi siamo parte del ceto medio occidentale, ceto medio, e il ceto medio in questi 30 anni di globalizzazione ha subito colpi mortali, perché non c'era una politica che ha difeso i nostri ceti, altro che storie. Detto ciò dobbiamo selezionare una classe dirigente, selezionarla, eh, essere esigenti, dico io, esigenti, osservarla, controllarla, mandarla a casa se non va bene, ma dobbiamo scegliere il meglio, il meglio. Perché l'alternativa vuol dire che governa qualcun altro, che non lo sappiamo. Ecco, allora io penso che anche su questo la CNA sia una forza positiva, anche innovatrice per tanti versi, perché ha riscoperto il senso dell'aderenza della ai bisogni delle imprese, il senso delle istituzioni, il senso di lavorare insieme in un grande disegno, una grande squadra e dare un contributo a chi governa questo Paese in positivo. Ecco, io penso che noi ci riusciamo. Ringrazio tutti i colleghi, non cito uno a uno perché. Poi mi ridimento, e non voglio fare gaffe, ma vedo una presenza di tutti i miei carissimi amici da Otello, dai miei colleghi di Fermo, di Ancona. Mi pare di aver visto, sono davvero felice di essere qui. Spero di dare il mio contributo come sempre. Ho apprezzato alcuni complimenti, perché, anche nonostante che io sono 40 anni che sono in cena, a volte sentire i colleghi che fanno un complimento non a me, ma al nazionale, beh, insomma da qualche soddisfazione e motivo di andare avanti. Grazie. Dopo la conclusione della tavola rotonda, dopo questo video bellissimo che ci ha emozionato particolarmente, siamo giunti alla conclusione della parte pubblica dell'Assemblea. Ora il candidato presidente si presenterà e presenterà soprattutto la sua squadra ai delegati che dovranno votarlo. Chiudiamo qui questa lunga diretta. Prima eh, però devo ringraziare la squadra che ha reso possibile tutto questo, quindi ringrazio Massimiliano Peppoloni alla parte tecnica, Emanuela Guastrafierro alle piattaforme digitali, Carlo Barabucci alla regia. Eh, saluto e ringrazio chi mi ha aiutato in questo lavoro di coordinamento e quindi eh, Federica Carosi e Daniele Salvi, nonché il nostro Covid manager Simone Pettinare. Ringrazio voi telespettatori per l'attenzione, dandovi appuntamento a una prossima iniziativa di CNA che sicuramente non tarderà ad arrivare. Buona serata e buon proseguimento.